Play. Ciao a tutti, squali pesciolini, sono Mamedi dell'Italia Sharks e vi do il benvenuto in questo primo episodio, in questo nuovissimo gioco ambientato nello spazio, un survival ambientato nello spazio, sandbox, che incorpora anche la costruzione di veicoli, di piattaforme, di qualsiasi cosa alla scrap meccanica, quindi c'è anche dell'ingegneria e della fisica da tenere in conto, però tutto questo unito ad un ambiente survival in cui è un po' come Space Engineer, puoi andare fuori dal tuo pianeta anche come tipo astronauta. Puoi andare fuori dal tuo pianeta, ti puoi costruire i tuoi veicoli e puoi fare il cazzo che ti pare. Io ragazzi ringrazio gli sviluppatori perché gentilmente circa una decina di giorni fa mi hanno regalato una key. Questo gioco ora costa su Steam una ventina di euro se non sbaglio. È uscito ufficialmente 3 giorni fa, io l'ho avuto un po' prima, sono riuscito a giocarci ed ecco che vi faccio vedere il mio omino fantastico nella mia casetta spaziale. Allora, vi spiego qualche dinamica del gioco così mi potrete seguire in questo gameplay. Quello che vedete qui sono, diciamo, qualche ora di gameplay, ci avrò giocato 3-4 ore, scusi signore, può iniziare a spegnere le luci che sta arrivando il sole bello e non consumiamo energia. Allora, in pratica... abbiamo due schermate fondamentalmente. Questa è quella normale, se vedete in basso a destra abbiamo i nostri slot per muoverci, cioè per usare gli oggetti, fino a 4. Abbiamo un oggetto multitool, che è questa super pistola con cui possiamo rompere, aggiustare, costruire, scavare e in teoria potremmo anche aggiustare il terreno, però non ho ancora capito come si fa, almeno dicono di usare il tasto T, ma a me non funziona. Mentre in basso a sinistra abbiamo tutti i nostri parametri vitali, abbiamo in alto la vita, poi abbiamo l'energia che man mano che passa il tempo si finisce, quindi dobbiamo andarci a riposare, poi abbiamo fame e sete. Se invece apriamo il nostro inventario, vedete abbiamo 3 fondamentalmente oggetti, che sono uno la tuta che possiamo potenziare. Io non li ho ancora potenziati perché volevo farlo con voi, oggi faremo questo, costruiremo un veicolo e andremo in esplorazione. Poi il jetpack che ci permette insomma di saltare, o meglio volare o attutire i colpi quando, anziché prenderli sul popò, insomma li attutiamo. Se cliccate sul destro su alcuni oggetti si apre il menu relativo, e questi sono gli slot iniziali che ognuno di voi avrà quando comincia. Poi qua sulla destra vedete ci sta anche, che ne so, la temperatura, l'immunità, che ne so, se stiamo in condizioni particolarmente dannose. Per fortuna il pianeta in cui atterrate non è così dannoso come mi è capitato su quell'altro gioco No Man's Sky, che, dove voglio dire, era un bordello, cioè voglio dire qua si può andare in giro e assomiglia alla nostra madre terra. Però mi hanno detto, e lo verificheremo insieme oggi, che effettivamente in questo gioco i biomi cambiano tanto e tanto velocemente. Ci sono anche delle creature in giro, alcune cattive e aggressive e altre, fino ad ora ne ho incontrate solo di 3 tipi, quelle che mi rompono il culo e che mi vogliono fare tanto male, 4 tipi, bugia, quelle che mi rompono il culo e mi vogliono fare tanto male, dei mostriciattoli piccolini che mi scassano solo il cazzo, e poi ci sono 2 creature erbivore. Tenete conto di una cosa, che come dinamica di gioco noi qui abbiamo 6-7 minerali diversi, di cui i primi 3 ne ho fatto una grandissima scorta, e sono questi qua: carbone, silicon e iron, e si trovano abbastanza facilmente un po' in giro. Poi ci sono dei materiali considerati rari, e questo per esempio l'alluminio, poi so che c'è l'oro, il silver, il titanio e non so se ce n'è qualche altro, mi sa il cobalto, quindi in teoria diciamo abbiamo 6-7 materiali diversi. Poi per quanto riguarda il mangiare, tenete conto che abbiamo bisogno di bere e bisogna andare a prendere l'acqua, acqua sporca che deve essere trattata e aggiustata. Se riesco vi faccio vedere queste dinamiche mentre giochiamo. Poi possiamo anche l'unica fonte di cibo sono o carne. Però fondamentalmente le fonti di cibo si craftano qui dentro. Vedete, c'è o con la biomassa si trova qualsiasi erba, albero, qualsiasi cosa, anche gli animali danno biomassa, quindi è facilissimo da trovare. Genera ste cose che ti danno 5 di carne, 5 di fame e una merdina. Oppure si raffinano i frutti, che sono molto molto difficili, molto rari da trovare, e se ne trova uno per volta, quindi si possono seccare i frutti e ti danno, ti rigenerano fame. Oppure la carne, che voglio dire è una delle cose che ne ho di più, vedete ne ho 32 perché
iniziando, cioè in giro se ne trova parecchia, o uccidendo gli animali, o uccidendo dei cosi strani alieni, se ne trova. Oppure ci stanno queste nutrition capsule che danno sia energia che fame, e queste superfood che danno 10 di energia e 50 di fame. Io onestamente di solito uso queste purified water e la carne essiccata come materiale standard del kit dell'esploratore provetto, mentre questa electrolyte water, che si fa con anche il frutto e due erbe, è un attimino più complicato da fare, perché il frutto non è sempre così facile da trovare. Però i frutti possiamo, la buona notizia, anche diciamo craftarli, però ci vogliono 6 minuti a craft con dell'acqua sporca, dei semi che si prendono insieme ai frutti e della biomassa. Allora, queste più o meno le meccaniche di sopravvivenza di questo survival, quindi ve le ho riassunte veramente alla velocità della luce. Vi faccio vedere come ad esempio guadagniamo, no vabbè, tanto ci sarà modo di andare in giro e prenderemo sicuramente materiali. Allora, la cosa che mi preme da farvi vedere è: facciamo il potenziamento. Però se io vi faccio il potenziamento, voi non vi rendete conto di che cosa fa il potenziamento. Per cui, prima di fare il potenziamento, accediamo all'altra schermata di cui vi dicevo prima, che è quella di costruzione. Quindi premendo Shift, vedete in basso abbiamo tutta una serie di cose che possiamo costruire. Con B si apre l'elenco delle costruzioni. Vedete, queste in grigio sono cose che si sbloccano. Per sbloccarle, andando avanti nel gioco, nel survival, dovete costruire prima altre cose. Allora, in particolare, io voglio costruire questo coso, come potete notare. Allora, il posizionamento non è ancora il top, devo essere sincero, e neanche l'ottimizzazione grafica del gioco. Ho bisogno di due basic frame, ok, per cui ho dovuto tenere anche a, diciamo, qualità bassa il gioco. Però diciamo che non è male, ragazzi, cioè veramente stanno facendo un ottimo lavoro. Siamo in early, in pre-access, quindi non ci possiamo lamentare. Allora, ho preso un po' di miei componenti da costruzione, e io mi metterei a costruire questo ponte levatoio, sul tipo il ponte del meccanico, sul quale costruire la nostra autovettura o quello che sia. Allora, vedete, mi ha richiesto delle risorse per piazzare la struttura. Poi, con la mia pistola multitool, se io, vedete, clicco in alto a sinistra, mi usa le risorse e mi crea l'oggetto, quindi molto figo. Mo questo coso, scusi signore, mo penso che te devo attaccare alla corrente, e penso proprio di sì. No, praticamente i tasti di sto gioco mi fanno girare le chiappe perché vanno in conflitto con Bandicam. Allora, in pratica no, non dobbiamo togliere, cioè non dobbiamo attaccarlo alla corrente, però dobbiamo iniziare a costruire i blocchi, diciamo, del nostro veicolo. Allora, io ci farei, non so se posso mettere il ceiling panel, oddio. Allora, questa sicuramente è la parte che deve andare a governare il veicolo. Dopodiché il corpo, come ce lo possiamo fare? Vabbè, per ora iniziamo a piazzare questa. Allora, questa sarebbe, vedete, il nostro la nostra cabina di pilotaggio. Ora cerchiamo di farla. Ho detto che ci abbiamo qualche difficoltà. Scusi signor. Ok, benissimo, benissimissimo. E ci mancano dei fabric che vado a costruire nella nostra stampante 3D. Allora, vedete che carino, nella nostra 3D printer noi possiamo decidere cosa mettere a costruire. Questi sono i pezzi base, ma ci sono anche i pezzi aumentati di livello, diciamo, quindi vedete il 2, il 3, eccetera, eccetera, parti meccaniche, non meccaniche, parti elettriche, elettroniche. Quindi in base a questo, lui mettiamo in coda degli oggetti, e in basso ci dà effettivamente i nostri oggetti craftati. Ci mette 5 secondi, non è tantissimo. Poi qui ci sono dei container, dei compact container che ho inserito io. In pratica questi compact container sono tutti agganciati, qui non si vede ma c'è un bollino arancione, sono tutti agganciati e si leggono tra di loro. Questo sarebbe un altro oggetto che mi permette di creare roba per l'armatura. In particolare, a proposito, posso creare il jetpack di livello 2. Servono tre parti meccaniche, quindi me ne creo qualcuna in più, perché così ci creiamo anche il jetpack
potenziato. Benissimo, allora abbiamo i nostri 10 fabric, quindi possiamo finire di costruire questa cabina di pilotaggio. Fantastico. Ora abbiamo sbloccato le ruote e altri pezzi. Allora, tipo il full armor block, che mi servirebbe, grazie Melodia pure. E poi per la mobility abbiamo sbloccato sospensioni, che per agganciarci le nostre porte, sì, va bene, le nostre ruote e ruote. Allora, col full armor block, vedete, possiamo un attimo espandere la nostra macchina. Allora, io per ora sto creando una sorta di... qua ci vogliono basic frame, ce ne vogliono parecchi, quindi penso che ora ne metterò a costruire un altro bel pro. Tenete conto che per alimentare le nostre ruote avremo bisogno di una batteria, un'energia, un generatore, qualcosa. Quindi dobbiamo andarla a craftare. Vediamo che altro mi serve oltre basic frame plating. Quindi ora vado di plating e basic frame a go go, perché dobbiamo costruire la nostra macchinina. Ok, come potete notare è arrivata la notte, quindi sono stato costretto ad accendere la mia lucettina che c'è sulla schiena. Ma guardate che bello sto tipo. No, che cazzo ho spinto? Dannazione, ho fatto casino. Va bene, e sto mettendo, come potete notare, no, però preferisco l'altra visuale, grazie. Sto mettendo le sospensioni. Allora, io ho la fisica di questo veicolo, ancora non ho idea di come bene bene funzioni. È il mio primo veicolo che costruisco, quindi mi auguro che stia facendo le cose giuste. Se mi fai piazzare ste cazzo di sospensioni saresti molto gentile. Ok, allora so solo che una volta che ci ho messo ste ruote, benissimo, ok, ci abbiamo messo le ruote, ora dobbiamo finire di costruire qua la base. Benissimo, costruiamo anche l'altra. Le sospensioni non ho parti meccaniche, quindi sto aspettando che mi costruisce le altre parti meccaniche. Dopodiché costruiamo almeno una batteria per le quattro ruote e magari uno di questi container. Però possiamo toglierlo da qui, tanto uno sono sicuro che sia vuoto. No, proprio questo non è vuoto. Dannazione, ce ne ho altri vuoti, ma non sono questi. Vabbè, ne costruiamo un altro, non è un problema. Finisco la macchina, ci vediamo tra poco. Ok, non posso produrre altre parti composite, i composite part, per cui vi faccio vedere, perché mi manca la biomassa, vi faccio vedere il sistema di distruzione e di raccoglimento delle risorse. Per esempio, io sto sparando su questo albero, in pratica in basso a destra mi è finita l'energia, anche se la pistola continua a funzionare, però va molto più lenta, per cui ho deciso, cioè la ricarico con una batteria che ho addosso, ed ecco che in alto a destra ho preso della biomassa. Continuo a prendere biomassa, intanto sta cadendo l'albero, spero che non mi cada sulla casa distruggendomi tutto, dannazione. Vedete, anche se io sospendo, si accumula quello che ho già fatto e quindi continuo a prendere biomassa. Dove cazzo? Ma scusi, lei che cazzo ci fa lì sopra? Ok, ho spappolato l'albero e dovrei aver preso abbastanza biomassa. Generalmente la biomassa non conviene prendere dagli alberi, ragazzi, ve lo garantisco, è molto più lento. Che ci stanno tronchi in casa, per favore? Ah, dannazione. Ok, ora abbiamo la biomassa necessaria per craftare un po' di questi oggettini, ma penso che non bastano lo stesso, quindi io vado a prendere dell'altra biomassa, però vado dei cespuglietti di merda, perché me ne danno molta di più e io spreco molta meno energia. Il problema è che li devo vedere se c'è cespuglietti di merda, sì. Ok, la nostra macchina è quasi pronta. Dannazione, non ti compenetrare malissimo. Dobbiamo solo finire di attaccare le batterie e attaccare le batterie alle ruote. Ok, quindi abbiamo due batterie. Mi serve un contenitore, che sono qui i compact container. Benissimo, ne mettiamo uno giusto perché non si sa mai, andando in esplorazione potrebbe essere utile. Ok, ho le risorse necessarie per craftarlo. Benissimo. Ora, io potrei guidarla. Il problema è che non è settata, non sono settate le ruote, non è collegata la batteria. Quindi se entriamo nella modalità build, vedete, si aprono questi oggetti. Allora, innanzitutto vediamo che le ruote sono settate a capa di minchia, queste sono al contrario, quindi andiamo qui e cambiamo il verso, change direction. Benissimo, lo stesso facciamo per questa. Benissimo, dopodiché diciamo che deve girare, quindi non come ti facciamo girare, così. E lo stesso facciamo a questa ruota qua. Quindi, per favore, signora ruota, puoi girare, è giusto?
Non lo so, proveremo subito. Allora, colleghiamo quindi questa batteria che mi rifornisce 1 e 2 ruote. Ok, fantastico. Mentre quest'altra batteria, questa di destra, mi rifornisce le ruote di destra. Cioè, è abbastanza logico. Potevo mettere 4 batterie, una per ogni ruota. Vedremo, per ora penso che sia sufficiente per fare una prima prova. Ok, entriamo nella nostra macchina. Oh oh! Sì, ragazzi, peccato che se io non tolgo sto benedetto coso... Quindi devo distruggere al momento la piattaforma. Ok, ora possiamo guidare. Oh, funziona. No, funziona cazzo di cane, porca. Allora, allora un attimo solo. Se io giro a destra, questa ruota gira a destra e quella va a cazzo di cane. Madonnazione. Allora, scusi signora ruota. Allora, lei non può girare così. Deve girare come gira l'altra. Perché se no io mi incasino il cervello e non capisco più niente. Poi, per favore ruota. Allora, vediamo. Io giro a sinistra e tu giri a sinistra. Io giro a destra e tu giri a destra. Se giro a sinistra, tu giri a sinistra. Ok, possiamo guidare il nostro veicolo. Sì, magari evitiamo i... ma porca di quella tozzerrima. Io non ho ancora capito se questa plancia effettivamente ci dà delle cose, insomma, dei valori di gioco, quindi per la macchina. Comunque andiamo in una direzione, magari evitando gli alberi. La prossima volta costruisco un veicolo migliore. Porca di quella zozza. Ma porca a cagare sti alberi di merda. Scusi, signor veicolo di merda. Per favore, mi faccia uscire da qua. È un attimino lento. Ok, devo migliorare la mia capacità progettuale. Vado alla ricerca di nuove terre. E il problema è che stanno sti buchi di merda che mi ostacolano. Vaffanculo. E la macchina qua è un poco troppo accelerata. Cioè, non posso regolare la velocità, penso. Ok, vado. Ho distrutto un albero. Sì, ho distrutto un albero. Vado in esplorazione. Ok, devo dire che la modalità di guida in questo modo è decisamente più semplice. Non solo, ho trovato uno di una cosa per le risorse, che sarebbe questa qui. Vediamo, vi faccio vedere, ecco, come prendiamo le risorse, ma soprattutto come sono fatte. Possono essere o questi cristalli, in questo caso ci danno carbone o una delle tre risorse random, oppure possono essere anche delle pietre particolari o si possono trovare anche sottoterra. Quanto cazzo l'ho fatto largo sto veicolo. Non riesco a passarci bene in mezzo attraverso. Vabbè dai, non impappinare. Ma porca di quella porca. Vabbè, io continuo ad andare più o meno in esplorazione. Sì, ha distrutto tutto. Grande veicolo. Io sto cercando. Ecco, questo è un altro tipo di roccia che si può prendere. Visto che questo si impappina di fronte, mi piglio la roccia e piglio altri materiali, visto che ci sono. Ok, però io vorrei andare in zone decisamente più lontane per trovare possibilmente nuovi biomi o nuovi materiali. Però senza attraversare le... No, io non attraverso la foresta. Chi cazzo la attraversa? No, voi siete folli? No, io passo di qua. Ma se io accendo la luce non si vede un cazzo? No, vorrei sapere come si accendono le luci su questa macchina. Porca di quella miseria ladra. Ragazzi, fatemi sapere nei commenti se volete altri episodi di questo gioco. Scrivetemi l'hashtag continua, là il nostro hashtag abilitatore o disabilitatore di serie. Io spero di diventare un attimino più bravo a guidare ste cazzo di macchine di merda. Ok, guardate un po' cosa ho trovato. Una di quelle piante che ci danno i frutti. Quindi mi sembrava il caso di farvela vedere. Sono fatte così, i frutti sono sti così qua e si possono raccogliere, quindi niente di particolarmente strano. A quanto siamo lontani da casa? 390? Beh, diciamo che è ancora poco. Vorrei allontanarmi tipo a 2-3 mila. Vediamo che cosa succede ad allontanarmi così tanto. Però magari mi portavo una sleeping bag con me. Ok, vedete questo coso azzurro sulla mia sinistra? Bene, quello generalmente ci dà delle erbe, quindi ci può essere utile se vogliamo diciamo prendere erbe per mangiare o per altre cose. Questo invece è un animalo. Chi cazzo fa sto rumore? Ah, sei tu animalo brutto. Ok, l'animalo che scappa. Ah, ma c'è anche l'animalo cattivo. Ciao. Allora, questo è rompicoglioni. Infatti ora lo ammazziamo perché rompe il cazzo decisamente. Che cazzo ti salti tu? Oh, deficiente testa di minchia. No, ho finito tutto. E io, ma perché non posso spararlo più? Dai, non funziona così di solito sto coso. C'è la modalità backup. Io posso continuare a sparare. Non mi distrugge la macchina.
testa di cazzo di un animale di merda. Ma perché non mi funziona? Oh mio Dio, si è buggato il gioco. Oh, dannazione. Ok, io sono sicuro che molti di voi vorranno vedere questa mucca dell'aliena morire male male, per cui vi accontento, tranquilli, la massacro e vedete che cosa succede. Dai, vieni qua, bella mucca cicciona. Eccola che muore. Oh, che cazzo fai? Mi attacca! Non mi ha mai attaccato! Ma che cazzo? Ma perché? Perché durante i video? No, guarda, ci sto morendo! No, no, no! No! Ma no! Ma non ci credo! Non ci credo! La mucca che mi attacca non mi ha mai attaccato! Ma guarda! Ma cosa? No, vabbè. Sì, è morto in tempo! Ho due di vita! Ho due di vita, dannazione! Ok, loot. Benissimo. Mi sa che ho l'inventario un attimo pieno. Va bene, ragazzi, direi che questo primo episodio è finito un attimino male. Cioè, abbiamo cominciato bene, però è finito male. Vabbè, vi tolgo da questa visione obbrobriosa. Sì, gentilmente, mi togliete gli schizzi di sangue. Lo so che sto morendo! Dannazione! Fatemi morire nella mia macchina, almeno! Sto per morire, ragazzi! Oddio! Non ho come... Che cazzo c'ho? Che malattia c'ho? Concussione. Ah, mi ha fatto un po' malino. Va bene, e io penso che morirò qui. Poi per fortuna ci sta il puntino nella mappa, quindi potrò rivenire a prendere la mia roba, ma soprattutto la mia macchina. Se ti è piaciuto questo video, ecco, mentre io muoio bruttissimo. Ma brutto, guarda che schifo, sono morto malissimo. Se ti è piaciuto questo video lascia un like, commenta e condividi. Ma soprattutto scrivi nei commenti hashtag il pianeta alien. Che cazzo, è un po' indeciso il gioco, non sa che visuale farmi vedere. Sì, ho capito che sono morto. Ragazzi, ci sono ancora tantissime cose da fare, ma soprattutto dovremmo costruire un veicolo decisamente migliore, probabilmente un attimo più lungo con 6 ruote. Ma spero che abilitino anche delle cose in più per poter, insomma, sparare, per poter accendere luci. Non, al momento non so ancora molto riguardo ai veicoli, ma non c'è molto altro che si può aggiungere. Quindi, detto questo, ci vediamo nel prossimo episodio. Mi auguro che vi piaccia questa serie, così la continuiamo insieme. E un saluto, Sharks, a tutti. Ciao!